Sono uscita fuori dallo studio perché sono salita su questo autobus, perché questi matti, che sono un po' matti, siete matti ragazzi? No. Sono dell'associazione culturale Ostreghetta. Ostrega, perché Ostreghetta, anch'io sono un po' veneta, no? Sì. Si usa dire. Lui è Matteo Guidolin, che dovrebbe essere il portavoce serio, figuriamoci cosa siamo, come siamo messi, e hanno fatto su questo pullman quanti chilometri? Abbiamo fatto 14.000 chilometri. 14.000 chilometri da Venezia o da Treviso? Siamo partiti da Treviso passando anche per Venezia e siamo arrivati a Pechino. Quindi per seguire un po' le orme di Marco Polo. Un moderno percorso della Via della Seta, uno dei possibili percorsi della Via della Seta, ed è stato un viaggio favoloso. E non si sono fermati perché sono arrivati con il pullman stamattina direttamente a Roma per essere presenti alla diretta di oggi e si sono alzati. A che ora vi siete alzati? Alle due. Abbiamo continuato alle due. Ah, ecco, siete partiti alle due stamattina e siete finalmente arrivati. Vieni Matteo. Andiamo. Che vediamo chi è la vittima che ha guidato per tutto questo tempo. Ho viaggiato in compagnia però con un amico Tiziano che saluto e ci siamo divertiti un sacco. Come ti chiami? Andrea. Sì. 14.000 chilometri con quest'autobus. Si chiama autobus o pullman? Pullman. Questo è un pullman ed è un pullman che possiamo definire d'epoca perché è del 1981, quindi ha 30 anni, però molto solido. E io mi sono domandata, ma perché fare un viaggio così difficile con un pullman così vecchio? In realtà c'è una ragione, chi me la vuole dire? Beh, lui che parla anche di solidità. Perché? Di solidità? Perché in effetti il pullman ci ha regalato tante soddisfazioni. Non si è mai rotto, non abbiamo mai avuto problemi. Ha sopportato 30 scalmanati per 30 giorni e è passato indenne. Ma è vero che avete scelto anche un pullman così datato? Perché andando in questi paesi, insomma, in Oriente, pensavate avessimo dei problemi, è più facile trovare dei ricambi, è vero? Effettivamente l'assistenza di un bus moderno è molto più complicata, c'è molta tecnologia, molte... Per questo non bus. Vi ha mollato mai. Non ci ha mollato questo meccanico. Allora, immaginate un po' la scena, sono già tutti pronti a scendere. Questo pullman può portare più di 30 persone, ne ha portate 30 perché dentro hanno messo una cucina, un letto, ma uno un solo, dormivate uno per volta. A turno, poi ci buttavamo a turno. Per terra. Un frigo, poi cosa? Poi un ventilatore, tre monitor. Avevamo tutto il tetto con dei pannelli solari, che ce l'abbiamo tutto. Non l'avete smontato? Noi l'abbiamo smontato, che ci forniva 2 kW di energia, quindi avevamo computer, molto, molto all'avanguardia, valeva più l'interno che l'esterno del bus. Allora ragazzi, siete pronti a entrare nello studio? Sì! Allora, noi intanto guardiamo la loro bellissima avventura, scendiamo, Matteo, dai, scendiamo, e mentre scendono tutti ed entrano nello studio, noi ovviamente ci trasferiamo da Venezia, da Treviso, quello che è, per arrivare a Pechino. A Pechino. Ok, partiamo e vediamo che cosa hanno combinato tutti quanti. Guys. Dimitri. Bella. Essenziale, mono. Dopo un anno e mezzo di preparativi, il gruppo dell'Ostrega è pronto per affrontare il più lungo viaggio finora effettuato da un pullman italiano, da Venezia a Pechino. Forza Ostrega. Dai che andiamo. Siamo euforici, finalmente si parte. Prima destinazione, l'antichissima capitale serba, Belgrado. Ci troviamo lungo la direttrice degli automobilisti turchi che tornano a casa per le vacanze estive e accettiamo con filosofia il lento ritmo imposto dal traffico intenso. Raggiungiamo Belgrado solo al tramonto, appena in tempo per portarci via due immagini della splendida Basilica San Sava e per restare incantati dalle acque del bel Danubio. All'alba del giorno dopo siamo di nuovo su strada. Ci aspetta l'attraversamento di due frontiere, quella bulgara... e quasi senza soluzione di continuità, quella turca. E non è finita. Dall'entrata in Turchia, circa 1000 chilometri ci aspettano per giungere, al sorgere del sole,
a Istanbul. Nonostante le poche ore di sonno, non rinunciamo a peregrinare per la città. Dalle nebbie del mattino, lentamente, la moschea blu si mostra ai nostri occhi. È una giornata meravigliosa. Wrap it up and keep it there. The observation I'm doing cold. Easily be understood. Proseguiamo lungo il territorio turco diretti a Sivas e siamo costretti a una tappa forzata lungo l'autostrada per la foratura di un pneumatico. Nonostante la paura, tutti si adoperano per riprendere la strada. Superata velocemente Sivas, ripartiamo alla volta di Dogu Bayazit. Sono veramente tante le ore che trascorriamo sul pullman, ma la compagnia è allegra e il tempo vola. Dogu Bayazit è l'ultima località turca prima dell'Iran. Il paesaggio alle spalle della cittadina è dominato dalla biblica mole del Monte Ararat, che segna il confine tra Armenia, Turchia e Iran. Signore e signori, 7 ore di dogana, benvenuti in Iran! Siamo entrati in Iran e ci dirigiamo a Tabriz. Stiamo viaggiando lungo la Via della Seta. E ci fermiamo in una tipica stazione di servizio. Alla ripresa del viaggio ci aspettano visioni stravaganti, dall'entusiasmo di uno sposo novello fino all'arrivo a Tabriz, immersa nella notte e nei festeggiamenti per la nascita del 12° imam. L'alba su Tabriz è il segnale per riprendere il cammino. Ci aspetta una tappa facile dal chilometraggio limitato e senza frontiere da varcare. Stiamo andando a Teheran. La strada è punteggiata di moderni caravanserragli e scenari post-industriali. L'entrata nella megalopoli iraniana è annunciata dalla Torre Azadi. Ci mescoliamo tra la folla in un bazar, ma non incontriamo altri turisti per le strade. Infatti la popolazione locale si mostra molto curiosa. Buongiorno, come stai? Yeah? Buongiorno, come stai? Come stai? Yeah. A sera cerchiamo un po' di ristoro dalla calura opprimente. Oggi ci stiamo addentrando nel suggestivo deserto di Karakum. Siamo entrati nel Turkmenistan. Raggiungiamo Bukhara, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. È una città davvero affascinante. Questa è forse la tappa più apprezzata da tutto il gruppo. Questo è l'Uzbekistan. Poi eccoci nella città che forse più di tutte nell'immaginario collettivo incarna la Via della Seta, Samarcanda. Vi trascorriamo la giornata visitando i più bei monumenti della città. Ecco il favoloso Registan e lo Shaki Zinda. L'indomani ripartiamo con destinazione Almaty, la più popolosa città del Kazakistan. La città risente ancora molto dell'influenza sovietica. Una sosta nel deserto, mentre aspettiamo che dall'iperburocratico protocollo della dogana cinese ci arrivi l'ok per il passaggio, è come una festa. Siamo presi da un grande senso di libertà, da un'incontenibile gioia. Io ve lo dico con immenso, immenso, immenso piacere, siamo in Cina!
Questo tratto dell'antica Via della Seta è difficile, impervio e degradato. Ci stiamo dirigendo verso Dunhuang. La cittadina è famosa per le grotte di Mogao, un sito di eccezionale valore artistico e culturale. La grande muraglia ci compare davanti agli occhi in silhouette al tramonto. Siamo a Jiayuga'an, città che rappresenta l'ultimo avamposto della grande muraglia. Oltre questo confine si estendeva la terra dei barbari, il deserto di Taklamakan. L'esercito di terracotta ci attende a Xian. Una delle 7 meraviglie del mondo. Ci fermiamo a ripulire dalla polvere e dalla fatica il nostro pullman. Ci stiamo facendo belli per la nostra gloriosa entrata a Pechino. È ormai sera quando facciamo la nostra apparizione nel cuore della città a Piazza Tiananmen. Siamo il primo pullman italiano a compiere questa impresa. L'emozione è molto forte. Il resto delle giornate pechinesi le trascorriamo visitando la città e i suoi dintorni. La nostra felicità è indescrivibile. Siamo al settimo cielo. Eppure ci sentiamo un po' stanchi. Bye bye. Forse per il ritorno a casa prenderemo un aereo. Originali per 31 giorni di viaggio sul pullman che avete appena visto. Ragazzi, però vi siete divertiti parecchio, eh? C'era un po' un'atmosfera goliardica o sbaglio? Tu? Beh, c'era assolutamente. Sì. Io che ho avuto il compito così di riprendere questa spedizione, mi sono divertito più di loro perché sono stato costretto ad essere in mezzo a ogni cosa che succedeva e ne sono successe davvero parecchie dentro e fuori dall'autobus. Siamo una cosa. Divertiti. Quando hai avuto, chi è che ha avuto l'idea? Tu che sei l'autista, tu hai avuto l'idea, sei il colpevole di questa cosa. In un certo senso, con immenso piacere ho avuto la fortuna di trovare dei compari che si sono dati da fare subito, ci hanno creduto, ci abbiamo lavorato per un sacco di tempo e la soddisfazione è stata memorabile proprio. Anche perché mi risulta che avete avuto questa idea, poi hai coinvolto Matteo Guidolin con tutto il gruppo, l'associazione Ostrega, però pensavate di avere... diciamo il numero giusto di adesioni, poi ne avete avute molto di più, molte più richieste e avete dovuto fare una scrematura. Esattamente. No? Sì. Chi è che faceva la scrematura? Beh, eravamo io, Andrea e Francesco che siamo i... capocordata. Esattamente. Capo spedizione. Ci sono state molte persone che erano interessate al viaggio, ma essendo un viaggio di un mese con una lunga convivenza in uno spazio ristretto, abbiamo cercato di fare una scrematura basandoci sulla... personalità dei vari candidati. Quindi disponibilità, adattamento, simpatia, magari sbagliando forse, non lo so, però... Però tre uomini avete scelto, quindi avete pure un sacco di ragazze, dovete mettere una ragazza per scegliere i ragazzi. Giù, siete d'accordo? Sì. Passate il microfono anche dietro. Quindi abbiamo dovuto adattarci a quelli che sono state scelte da questi tre signori. Beh, io per forza perché sono la sorella, quindi... Vabbè, però anche vicino. Manca della sorella. Vabbè, tutti raccomandati, pure nel viaggio, ma vi rendete, tu cosa sei? Parente pure tu? Io sono un'estranea. Tu sei? Sono un'estranea, li ho conosciuti per caso e ti sei subito trovata bene. Sì, hai avuto questa esperienza, sì. Però mi risulta che qui ci siano anche parecchi imbucati, cioè oggi sono venute delle persone che non hanno fatto il viaggio, chi sono? Alzate la mano. Perché? Perché dovete partire per il prossimo viaggio? Quindi... Stiamo facendo le prove generali per il prossimo viaggio, che se non sbaglio sarà in Sud America. Quindi fra poco, quando? L'inverno prossimo. L'inverno prossimo, anche perché la prova l'avete fatta alzandovi alle 2 di mattina. Quindi vi hanno già messo alla prova. Vieni qua, Matteo. Allora, qui abbiamo un'idea anche grafica del viaggio che avete fatto. Sì. Abbiamo detto 14.000 chilometri. Esattamente. Però in questo viaggio così lungo, dove avete visitato anche paesi non propriamente turistici, so che nelle frontiere avete avuto qualche difficoltà.
Abbiamo avuto dei bei giorni in alcune di queste frontiere, in particolare ne cito tre. Una è stata la Turchia e non ce l'aspettavamo perché... Sì, quindi qua? Esattamente, la frontiera turca ha un software gestionale che gestisce gli ingressi dei mezzi, che prevede dei mezzi di un'età massima di 20 anni, sì. Quindi arrivava il 1989, siamo arrivati noi con un autobus dell'81, abbiamo messo in crisi il sistema. E quindi cosa avete fatto? L'italiana. Andiamo avanti. Poi l'ingresso in Iran è stato molto bello perché la frontiera iraniana, noi ormai siamo abituati a viaggiare in Europa senza frontiere, non c'è più una barriera fisica, sì. Esattamente. Mentre in Iran c'è proprio un paio di cancelli che chiudono la frontiera da parte turca e da parte iraniana. Alle 6 di mattina si aprono i cancelli e si apre la frontiera. Alle 6 di sera si chiudono i cancelli e chiude la frontiera. È una cosa molto carina e ci sono queste enormi file di camion, di auto. E quindi quando siete rimasti lì? Noi per fortuna siamo arrivati mattina presto, alle 5 di mattina, eravamo il terzo bus, comunque le nostre 8 ore di fila di dogana. Fatta, sì. Vabbè, ma ragazzi, sono cose abbastanza normali. Sì. E l'ultima? L'ultima che è stata una loro cosa non molto... sono d'accordo che sono cose abbastanza normali. È stata una cosa divertente in Cina. Noi per entrare in Cina con un proprio mezzo bisogna farsi dare una serie di permessi, una burocrazia incredibile. Avevamo iniziato 5-6 mesi prima e ci aspettavamo una frontiera molto rigida, molto dura da passare. In verità siamo arrivati là e abbiamo iniziato a farci foto con i doganieri, a giocare a calcio con loro, è stata una cosa molto... sono rimasti molto stupiti da questo. Quindi da in positivo questa volta. Sì, sì, è una cosa molto positiva, siamo rimasti... Quindi voi vi siete un po' sentiti cinesi, anche perché so che per organizzare un viaggio del genere avete anche nel gruppo delle persone che parlano cinese, giusto? Oh, certo. Chi sono cinesi? Cioè chi è che parla cinese? Beh, Linda, la cocca del gruppo, la più giovane. Allora, Linda, dimmi per cortesia in cinese, ho molta fame, che cosa c'è da mangiare? Allora, sentiamo in cinese. Ma come gli fa da suggeritore? Ma allora non lo sa. No, tieni il microfono. Sì. Ecco, allora c'è da mangiare riso, però vieni un po' qua, Izeng, girati un po', buongiorno. Izeng ha detto, dammi il microfono, scusami. Hai inventato qualcosa o tu hai capito qualcosa? Sì, ho capito, però stavo là. Vabbè. Insomma, te la facciamo passare, ha capito. Perché c'è Izen? Perché io adesso vorrei... No, tu che sei leader, no. Tu, la sorella, poi tu. Lei dice no, per l'amor del cielo. Tu che ti lamentavi sempre, mi hanno detto, in viaggio. Dai, veloci, ragazzi, che siamo in diretta. Raggiungetemi. E poi altri due, dai. Vieni anche tu. Dai, venite, buttatevi dentro. Ecco. Perché, visto che vi sentite così cinesi, Izen vi controllerà. Siccome avete chiesto che cosa c'era da mangiare, c'è del riso cinese con soia. Con soia. Non è che l'hai avvelenato, no? Che c'è? Il riso cinese con soia. Sono 30 grammi, avete 30 secondi, con le bacchette in mano. Pronto? La regia? Ci abbiamo il cronometro. Voglio attenzione, vedere. 3, 2, 1... Vai! Ma sono dei grandi! Ma guarda che metodi! Ma guarda che metodi! Ma guarda, è così, ma che metodi! Ragazzi, avete fatto sicuramente un bellissimo viaggio, però mi dispiace, con le bacchette siete molto scarsi. Guardate, che giudizio gli dai? Diciamo che quel ragazzo là è stato il più bravo. Ma come più bravo? Gli altri lasciano un po' desiderare come...
Secondo me lasciano molto a desiderare. Sì. Dai, mi fai vedere come dovremmo mangiare. In realtà mangiare. È molto semplice, si tiene una bacchetta ferma. Sì. E l'altra molto si semplice. Poggia sopra e... Guardate, almeno imparate. E si muove solo indice e medio. Sì. E poi in caso del riso si inchina un po' di più, si prende a mucchietti. Beato te. Allora, che per lui è così facile. Proviamo ad allenarci a casa. Grazie tantissimo. Voi tornate a trovarci quando siete diventati più bravi. Ringrazio tutti gli amici dell'Associazione Culturale Ostrega, con Matteo Guiolin e tutti i ragazzi.